Biscotti con fiocchi d'avena e uvetta, facili, veloci e senza glutine. Li prepariamo insieme? Per prima cosa mettete in ammollo l'uvetta e frullate molto grossolanamente i fiocchi d'avena in questo modo. Lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero fino a ottenere una crema. Aggiungete anche il bianco d'uovo e il miele e continuate a mescolare fino a quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Aggiungete ora i fiocchi d'avena che avevate frullato, la farina di riso, l'uvetta ben strizzata e impastate prima con il cucchiaio e poi con le mani, fino a ottenere un panetto liscio e leggermente appiccicoso. Trasferite il panetto su un foglio di carta da forno, dategli una forma cilindrica aiutandovi con le mani. Avvolgete il tutto nella carta forno e fate riposare in frigorifero per almeno un'ora. Trascorso il tempo di riposo, riprendete il panetto e ricavate dei dischi del diametro di un centimetro. Disponete i biscotti su una teglia ricoperta con carta forno e cuocete a 170 gradi in funzione ventilata per 15 minuti o fino a quando non risulteranno dorati in superficie. Ed eccoli qui. Assaggiamo? Mmm, che buoni!